69 io andavo a Brera, frequentavo il liceo artistico di Brera e mi ricordo perfettamente, ero con la mia ragazza da allora, tornavamo verso il centro da Brera e improvvisamente ci trovavamo in Piazza Fontana con una situazione veramente assurda, nel senso che c'erano ambulanze, c'erano pompieri, c'era gente da tutte le parti, era più o meno appena successo l'orrore, il disastro e non si capiva bene che cosa fosse successo in realtà. E su questo non avevo un minimo dubbio. Io conoscevo Pinelli, non potevo credere per nessuna ragione al mondo, e non posso credere che si sarebbe suicidato, che si sarebbe buttato, anche perché conoscevo il suo pensiero sul suicidio, perché lui spesso, noi parlavamo un po' di tutto, non soltanto di politica. La prima strofa della ballata, della nostra ballata del Pinelli, comincia con "quella sera a Milano era caldo". Era un po' una dichiarazione di intenti quella che noi facevamo con "quella sera a Milano era caldo". Non è vero, a Milano c'era freddo, era il 14 dicembre, il 15 dicembre, e quindi c'era freddo. Perché dire "quella sera a Milano era caldo"? Per entrare nel clima di bugie, di racconti, di falsità che veniva data dalla stampa ufficiale, dalla questura, dalla polizia, che raccontava storie e invenzioni a tutto spiano. Nella storia di Pino gli insabbiamenti non sono di un'arma, di un corpo di polizia, di un settore, no, sono dello Stato, gli insabbiamenti sono dello Stato.